Domenica, meglio il mare o le urne? Beh, se avessi le idee chiare le direi le urne. Ecco. Non ce le ho. Quindi penso che andrò al mare. Penso che andrò al mare. Lei? Io sono negativo, quindi meglio al mare. Diciamo l'istinto è quello di andare al mare, ma... L'istinto è di andare, di fuggire, no, andare al mare, però... Se no ci riduciamo come gli altri. Faremo il nostro dovere. Io penso che per i fanesi sia meglio andare a votare. A votare. Io sono milanese, quindi purtroppo... Quindi se la gode. Esatto, vado al mare io invece. Però nel caso votare comunque... cosa buona e giusta. Sì, certo, ci mancherebbe altro. È un diritto e un dovere. Io sì. Sì. Senz'altro. Quindi si aspetta, insomma, che tutti facciano... Sì. È un atto di civiltà, no? Dopo non ci dobbiamo lamentare. Si va a votare domenica o al mare? Andiamo a votare. 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 E poi al mare. E poi al mare. Ecco, fino il voto, fino il dovere e poi il piacere. Esatto. Per le persone intelligenti dovrebbero andare a votare. Di conseguenza io penso che erano 57-58% che hanno votato, dovrebbero aumentare. Poi dopo, se vanno al mare, peggio per loro. Il segreto delle urne o l'ombrellone? L'ombrellone. L'ombrellone. L'ombrellone, senz'altro. Il segreto delle urne... Non me ne frega proprio niente. È meglio il segreto. Meglio il segreto dell'urna. Sì. Meglio andare a votare. Certo. Ah beh, certo. Sicuro. Un attimino si trova sempre. Bisogna. Bisogna. Bisogna, è obbligatorio. Secondo voi ci sarà una buona affluenza domenica o vincerà il mare? Vince la politica. Ecco. Vince la politica. Che ci sia una buona affluenza. Lei... Spero che ci sia una buona affluenza, perché la gente deve difendere la città, indipendentemente da chi vince. Però tutti e due i candidati sono di ampio prestigio, quindi c'è molto interesse. Cioè, io personalmente ho già scelto anche l'altra volta, però non posso dirlo. Però ritornerà alle urne. Sicuramente. Ecco, insomma, l'amor proprio per la propria città bisogna esprimerlo. Penso che sia superiore a tutto. Domenica, meglio l'ombrellone o le urne a votare? Bella domanda. Bella domanda, tu che sei giovane, dovresti essere... Ombrellone. Ombrellone. Direi proprio. La politica, insomma, ti appassiona poco? Ni. Ni. Faccio lo scrutatore, quindi forza le urne.